amici di Totalmente Dipendente, un'ora e mezzo all'inizio della partita, con Bologna chiaramente. Terza partita in casa e che dice, sarà l'ora di vincere? Speriamo, ce l'auguriamo vivamente. Insomma, sarebbe l'ora. Vincere ovviamente contro Bologna, che credo sia una squadra alla pari di Pistoia. Secondo me dobbiamo continuare a credere in questi ragazzi, che il risultato si possono fare senza problemi. Ora in casa, già da stasera vedremo i risultati. Speriamo stasera. Il pubblico farà la sua parte, si spera. Quello sicuramente, secondo me il pubblico di Pistoia la parte la fa sempre. E dove li bloccheremo? Magari col pubblico con noi riescano un po' a tirar fuori un po' di grinta in più. Qui è dove combatteremo! Cosa dobbiamo migliorare secondo te allora? La difesa sotto canestro, secondo me siamo un po' carenti, ma questo mister lo sa. I ragazzi sono ancora a rodaggio, ma io ho tanta fiducia anche nella squadra di quest'anno. Sì. Io sono di Lucca, la città più vicina, vi vedo un po' di pallacanestro professionale e Pistoia. È una bella squadra. Quest'anno credo che sia molto più forte dei campionati precedenti. Non si è giocato al meglio delle nostre possibilità, però sono sicura che si può sicuramente migliorare, perché la squadra e le capacità tecniche ce l'ha. Poi dipende anche dalla fortuna, da tante cose. Diciamo, per ora si sono visti un po' timidi, via, un po' più grinta, via, un po' più cattiveria sportiva. Ok, let's see what you got, White Shadow. Forza Pistoia. In bocca al lupo alla squadra. Bocca al lupo. In bocca al lupo. E Linton Johnson, che in questo momento è saltato per la palla 2, via alle danze al Pala Carrara. Di uno all'intervallo. Bomba, bombau! Intervallo lungo, per adesso siamo 38 pari. Sembrano assetati! Bene, diamogli qualcosa da bere! Scivola al quarto su 58 pari. Ma va là. Infatti mi smentisce subito, aveva avuto buoni tiri in questo giocarsela con il quintetto basso. Brown si alza da due punti, solo rete per Gilbert Brown. Si tocca. All'array fa saltare, dice Williams, e poi sbaglia nell'andare a chiudere, si alza da tre punti. No, guarda,
e c'è Mazzola che ha provato a fare cianchetta per ben due volte. Se... secondi da giocare ancora in questo ultimo quarto, sono 16 per prendere un tiro. Ghezzi, serve Fontecchio che si alza da tre punti e va a mettere la bomba del sorpasso Virtus. Prende palla, affrontato da Allan Ray, porta un blocco Milburn, 6 secondi per tirare. Hall decide di mettersi in proprio, alza il tiro, Milburn prende palla, arriva la stoppata e la palla e la partita finisce qui, ma questa vittoria in casa ancora non arriva. No, Madonna, il silenzio c'è stasera. Cosa è successo? Ma di tutto, dov'è? Via, come si fa? Perdere le partite così! Questo vuol dire sciupare le partite! 3 su 3 ragazzi, e sono tanta roba. Chiedete a Williams chi ha combinato alla fine. Una tragedia! Una tragedia davvero! Non si è chiuso quando si doveva! Bisognava chiuderla prima! Ormai! Non si gioca con la testa, non si c'è lucidità! Hai fatto arrabbiare! Ne ho ingrullito, capito? Ne ho ingrullito! Che cosa è mancato secondo lei? I rimbalzi. Non saprei, probabilmente un po' di collaborazione, concentrazione anche. Non saprei, francamente mi è sembrato molto deconcentrata tutta la squadra. Azione alla fine, non si può perdere 7 punti negli ultimi 2 minuti. Che delusione, ci si è sperato fino alla fine ma niente. No, non ho parole. Senza parole, senza parole. Devo bere così. Con i bolognesi che fanno festa e non ci aspettavamo questo finale. Vi salutiamo e adesso si prova a vincere a Trento, si va su Monti. Ciao.